L'astronave, dicevo, l'astronave è il nome che gli abitanti di Reggio Calabria hanno dato al palazzo della regione. Questa vicenda è allucinante. Già la struttura 65.000 metri quadri inaugurata nel 2016 con un costo di 160 milioni contro un preventivo di 53, 160 milioni, ma che cosa serve la regione Calabria in generale? Vabbè. Contro 53 di preventivo, cioè tre volte, ma saranno state le varianti, figurati, poi la Calabria è esente da ogni infiltrazione di carattere mafioso. Ma la cosa paradossale è la storia di... c'è un programma che si chiama Chi l'ha visto, qui non è Chi l'ha visto, ma che cosa hanno fatto? Ci sono 14 dipendenti regionali che da 16 anni, cioè Radio 24 aveva 3 anni, eravamo in un clima ancora di crescita e globalizzazione felice, da 16 anni non fanno assolutamente nulla. E sapete cosa hanno deciso? Che siccome da 16 anni prendono lo stipendio ma non fanno nulla, hanno fatto causa al Tribunale del Lavoro chiedendo 110.000 euro a testa di risarcimento perché per non aver fatto nulla per oltre 16 anni. Sono 4.300 giorni di non lavoro. E quindi la causa è... da questo punto di vista i 110.000 euro sarebbero 72.000 euro a compensazione del taglio del 40% dell'indennità percepita rispetto ai colleghi fortunati perché lavoravano, 15.000 euro per i mancati avanzamenti di carriera e 22.000 euro per il danno biologico sofferto nel non fare una mazza. Che cosa è successo? Nel 2001 viene varata dalla Regione Calabria la legge 25, era presidente... la giunta era di centrodestra, il presidente Giuseppe Chiaravallotti. Cos'è la legge 25? Crea una struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi e alle strutture speciali del Consiglio regionale, magari la Spectre. Allora, ogni gruppo consigliare in sostanza potrà avere nuovi dipendenti in proporzione alle sue dimensioni. Un addetto per un gruppo fino a due consiglieri, due addetti nuovi assunti per i gruppi con quattro consiglieri, tre assunti per oltre quattro eletti. Viene previsto un concorso per titoli, ma c'è un canale preferenziale che vede avvantaggiati gli ex collaboratori dei gruppi consigliari. Comunque vengono fatte queste decine di assunzioni, contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il problema è che gli anni passano ma la struttura ausiliare di supporto non decolla, i collaboratori ausiliari vengono letteralmente dimenticati, addirittura non hanno neanche la scrivania, non hanno un ufficio, non hanno una sedia, ma dove cavolo stavano questi? E quindi, e perché? Perché nel frattempo i gruppi e le strutture consigliari continuano a preferire pagare, per espletare i compiti che andrebbero affidati a quelli che hanno vinto il concorso, consulenti esterni e dare lavoro ai consulenti esterni. Tra l'altro, pur continuando a non lavorare, negli ultimi anni gli hanno dato anche un badge e si lamentano, si scopre che per i primi 15 anni non hanno avuto nemmeno l'obbligo di timbrare il cartellino. E da lì la causa nei confronti della Regione Calabria, l'indennizzo per essere stati costretti a non lavorare, che è bellissimo, 110.000 euro a testa. Faccio notare che nel frattempo la Regione Calabria ha avviato l'assunzione di nuovi 12 dipendenti a tempo indeterminato lo scorso 10 settembre. Forse si poteva utilizzare i 14 che non state usando da 15 anni invece che fare un concorso per nuovi 12, ma sono i misteri della Regione Calabria.